Ehi la ciurma, io sono Mazza Testa e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mindtest Ita! Ci sono alcuni problemi, nel senso che OBS mi sta facendo le bizze, mentre prima registrava tranquillamente la finestra, adesso funziona solo se registro schermo intero, quindi mi spiace, ma vedrete per questo episodio la barra sopra e sotto, ma ci ho perso tipo mezz'ora e non ho ancora capito cosa... Qual è il problema per cui prima registrava e adesso non registra più? Boh. Forse ho bisogno di upgradare qualcosa, non ne ho idea. Comunque, nel frattempo è cambiata la location e non so quanto resterà stabile qui. Sono un pochettino instabile, nel senso che ho tutta roba sparsa, anche il microfono è messo molto vicino alla tastiera, potrebbero esserci rumori disturbanti, però... Ci tenevo a cercare di registrare un altro video di Mindtest per questa settimana, oltre a quello delle mod che dovrebbe essere uscito giovedì, se non sbaglio. E quindi eccoci qui. Tra l'altro, scusatevi se non guarderò tantissimo la webcam perché ho un'altra disposizione e la webcam mi è un po' lontana e quindi devo sempre fare tipo... Comunque, lanciamoci a manetta su quello che... Tra l'altro, spoilerone, potete sapere esattamente a che ora e che giorno sto registrando, cioè, oddio, Grande Fratello. Grande Fratello, non Grande Fratello lo show, Grande Fratello quello di George Orwell di 1984. Che se non avete letto, leggete, perché 1984 di George Orwell è un gran libro. Ed è importante per tutto, diciamo, la seconda metà del Novecento. Secondo me è importantissimo. Ma anche prima, secondo me è uno dei libri che descrive bene il Novecento. Comunque, detto questo, non mi ricordo cosa stessimo facendo l'ultima volta, ovviamente. Ah no, avevamo lavorato qua per le varie fans stranine e avevamo recintato tutto l'orticello, se non ricordo male. Mettendo dei fence gate in fondo. Perché tutte le volte che devo registrarmi viene sonno? Ma io non lo so, non capisco. Boh, vabbè. E aveva messo delle fence gate qua in fondo. Tra l'altro lo vedo lagghicchiante oggi, mi sembra che abbia pochi... Deve essere il fatto che sto registrando lo schermo. Ha prestazioni più basse quando registro lo schermo, quindi mi spiace ragazzi se per caso lo vedete un po' lagghicchiare, ma non capisco perché OBS non voglia collaborare ultimamente. E Pappero, dicevo, sì, abbiamo fatto quel affarino là. E quindi ora direi che potremmo effettivamente andare a lavorare per la strada, per fare la strada che arrivi fino... alla casetta là. Ora, l'idea originale era quella di... Allora, andiamo un attimo qua a impostare questo, giusto che se abbiamo da lavorare un po', enabled, disabled, ok. E andiamo magari anche sotto a vedere come è messa la situa. Ah, sganciamo un po' di roba qua dentro. Mannaggia se lagga però. Oh, ha delle prestazioni miserrime rispetto al solito. Allora, sganciamo un po' di roba legnosa qua. Ma non ho abbastanza spazio. Dovrei fare... Ho delle altre ceste, per caso. Non ha già il lag. Una di legno. Posso anche upgradarla abbastanza velocemente a... A copper, se per caso non è un problema. Allora. Dovremmo fare tra l'altro un episodio in miniera, magari. Perché c'è da raccogliere un po' di roba qua. Oh, poca roba. No, beh, iron ce n'è, copper ce n'è. Sì, beh. No, un po' di roba c'è. 34 di mithril. Ah, forse perché l'ho andato col prospector. Non mi ricordo neanche più cos'era successo. Non mi ricordo più niente. È un sacco che non registro Mindtest. È un sacco che non registro praticamente tutto. Non era così. Com'è che era l'iron chest? Scusate. Allora, forse iniziava con la copper e poi faceva l'iron, vero? Ah, no, bisogna il cast iron ingot, che è fatto quello cuocendo. Sì, cuocendo l'iron, quindi niente. Ridammi qua dell'RSI più tutta sta roba. Tra l'altro ho un mouse super scrausissimo, che avevo pagato tipo 4 euro, piccolino di quelli per portare... E arriva la notte. E sto su un tavolo che non lo prende bene, cioè nel senso è troppo liscio, quindi va tutto a muzzo. E
Ma dove ho messo la fornace? Grinder, alloy furnace. Ah, furnace, eccola qua. E quindi sono tipo su un pezzo di carta. Un macello, guardate. Allora, dormiamo un poco. Ok. Ottimo. Qua intanto togliamo sta roba dal grinder che chissà da quanto tempo ho lasciato là. C'è un macello nell'inventario anche. Facciamo un po' di pulizia. Da chissà quanti eoni che devo fare pulizia nell'inventario. Allora, ci sono degli stick, del rabarbaro, del caffè, vabbè, il caffè lo tengo, legno di tutti i tipi. Non so se fare una cesta per il legno oppure se spostare tutta questa sandstone in un'altra cesta. Magari sposto la sandstone in un'altra cesta. E magari facciamo anche quella per il... Facciamo così, sì, facciamole tutte e due. No, la fornace è questa qua perché ho aperto quella, non ne ho idea. Quindi adesso possiamo andare a craftare questa e poi andare a craftare l'altra. No, perché non abbiamo abbastanza coppa. Tanto ho detto che ne facevo due, quindi allora dammi altri 8 se abbiamo deciso di farne due. E cuocimi anche un mezzo stack di coppa, va. Poi andiamo a raccoglierne. Prossimamente, ma un sacco che non facevo progress effettivamente da quel punto di vista. No, inizia con questo e poi ti sparo l'altro. Ok, dammi qua la cesta, l'avevamo lasciata qua dentro, la seconda, sì, ecco. Tra l'altro qua ci sono dei wooden fence. No, non volevo questa argilla, dammi il wooden fence. Mettiti qua, ok. Sì, così questa roba qua in legno la mettiamo là. L'altra chest la prendiamo qua, quelle in iron sono davvero bruttissime, bruttissime. Ogni tanto mi ricordo di guardare la webcam. Ciao! Vabbè, aspettiamo anche questi 4 già che ci siamo. Che erano poi 5, non so contare. Allora, un 2, un 2, un 2, un 2. No, un 2, un 2, un 2, un 2. Un 2. Ok, dacci ste due copper chest che andrei a piazzare magari qua accanto. Ok, e mettiamo una con la roba in legno. Quindi sgancio un po' di sta roba qua. Allora, qua. E mettiamo via il copper. Poi andiamo qua e mettiamo la roba in legno, quindi acacia, 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 wooden planks, aspen, papero, wooden, tata, hardwood, roba qua, questa roba qua, questa roba qua. Mannaggia, l'inventario così pulito forse erano episodi ed episodi che non ce l'avevo. Questo è un albero normale, questo pino, teniamo un po' di pino per ora. La dirt la mettiamo là, questi stecchetti li posso tenere. Dammi anche questo, no, dammi quelli di... Ne ho di pino. Sì, dammi questo coso qua. E no, il cobblestone wall lo metto da un'altra parte. Poi il cacciavite devo ripararlo magari. Cobblestone wall lo metto qua. E... Però prendiamo questo, questo, questo. Quanto mi sarebbe comodo lo shift click di Minecraft in questo caso? Ci sono alcune cose di Minecraft che effettivamente mi mancano in Minetest. Tipo lo shift click o le mod che riordinano le chest. E ha una gran bella comodità rispetto ad alcune cose. E per carità, già qua con la technique il riordinamento delle chest è abbastanza comodo. Però diciamo che si potrebbe comunque fare meglio. Allora, papà. No, questo ho detto che lo tenevo. Quelli sono dei muretti in pietra, però quindi no, sto sbagliando chest 1000 volte. E quindi li metto qua e poi prendiamo tutta sta sandstone, sand e sandstone, facciamo una cesta in cui mettiamo glass, sand e sandstone, ci vorrà una vita e mezza.
Ma magari lo faccio anche a FK, sapete che di... Sì, facciamo così, scarico questo e poi lo faccio a FK, altrimenti non facciamo più niente in questo episodio. E non è cosa buona e neanche giusta. Perché vi sarete già annoiati mortalmente dicendo sei un pezzente, muori, mi disiscrivo dal tuo canale. I miei avvocati ti verranno presto a cercare. Un attimo in cantina a vedere qua com'è la situa. Ah, qua siamo pieni di... non mi ricordo, qua li scaricava anche... No, li scaricava nell'altra. Ma se no li mandava qua. Qua bruciano, c'è qualcosa in abbondanza. No, arrivano sempre più o meno giusti giusti per... No, ce ne ha, ce ne ha. Sì, ottimo, sta iniziando ad averne di più di quanti ne consuma. Il che mi piace, anche perché è proprio quello che desideravo avere. Allora, stavamo dicendo che avremmo fatto qua la stradina. La stradina volevo farla simile a quello che avevamo nella scorsa stagione, cioè il... non voglio la chat, ok. Simile a quella della stagione, cioè con la cobblestone in mezzo e con del legno ai lati. In questo caso il legno, forse l'avevo anche scelto, ma non mi ricordo più che legno avevo scelto. Era forse l'aspen, no, questo è aspen. Forse era il pine. Però il pine ce l'ho già là sopra il tetto. Forse Aspen ci sta bene, perché poi dopo si combina bene con questo, fa un po' di contrasto con l'altro. Proverei magari con l'Aspen, effettivamente, visto che l'hanno aggiunto, sfruttiamolo, no, questo Aspen. L'Aspen è questo qui, super mega chiaro, no? Sì. Allora, proviamo un attimo a vedere come appare l'Aspen, e già che ci siamo prendiamo un po' di cobblestone in più. Qualcuno, se non sbaglio il commentatore video, mi ha suggerito di utilizzare le stradine, quella della Home Decor. Ma devo dirvi che le stradine della Home Decor non mi piacciono molto, soprattutto se per lunghi spazi. Nel senso che mi danno poco l'idea di stradine, cioè l'idea di... tipo questa. Cioè è un... Mi piace per il giardino, cioè mi dà l'idea di quelle pietre che sono in mezzo all'erba nei giardini, no? Per fare quei camminamenti magari verso il capannetto degli attrezzi e cose così. E che qui secondo me sta bene. Però là non è proprio una strada strada, però vorrei dare un'idea più di strada ufficiale, non una cosa asfaltata, però una cosa più concreta, ecco, che non quei... Quelle pietroline là. Qualcosa che sia anche più di impatto visivo. Non so se mi sono spiegato. Quindi appunto, qua vorrei provare subito sta cosa dell'aspen. Tanto non so se metterlo così o se metterlo solo a zigzago. Ah, qua dovrei ruotarli tutti. Lo sbatti. No. A me non dispiace fatto così, a parte il fatto che si ricollega qui e quello forse non mi convince del tutto. Però... Sì, mi piace, nel senso che stacca parecchio con la cobblestone. Ed è bello, mi piace che stacchi con la cobblestone. Quindi direi che facciamo con l'aspen, poi se per caso ci fosse qualche cosa che fa schifo, cambiamo. Quindi proviamo un attimo con l'aspen. Tra l'altro spero che non abbiate davvero troppo disturbo dal microfono, perché ce l'ho proprio attaccato a un braccio mentre sto scrivendo sulla tastiera, quindi... Ah, oddio, però qua se tolgo questo mi va via il...
E vabbè, mi spiace Fiorellino, ti metterò da un'altra parte, tipo... sta erbaccia, porca la miseria, l'erbaccia quanto è fastidio. In sta serie l'erbaccia è davvero il fastidio più importante del mondo. Allora, andiamo a vedere, mettiamo un po' di asp... è già finito l'aspen. Allora, facciamo che iniziare con 4 teste. Comunque non ho ancora capito perché in tutti sti cosi di Mindtest sta texture della Wooden Pressure Plate è ancora così brutta. Ma è normale che, cioè, in tutti questi aggiornamenti non credo che abbiano mai toccato una volta quella texture bruttissima. Boh, io sono un po' sconvolto, nel senso che forse è una delle texture più brutte che abbiano mai fatto. No, beh, la texture più brutta che abbiano mai immaginato probabilmente è quella dell'Iron Chest della Technic. Perché davvero, boh, una cosa inguardabile, una cosa oscena quella texture. Infatti credo di non aver mai usato in vita mia delle Iron Chest. E a parte perché una volta che hai fatto l'Iron fai direttamente la Copper e non devi metterti là a smontare tutte le cose. Però, e sta venendo di nuovo notte, ma porca la miseria! Fortuna che c'ho un letto qua a disposizione. Come non è ancora notte? Ma dai! Ma che razza di presa in giro! E ovviamente, tra l'altro, quella rotazione è l'ultima che ti fa. Cioè, prima ti ruota tutto, poi ti mette quella. Mi è venuto un dubbio, ma noi l'avevamo sistemato, come aveva detto il commentatore video, questo muretto qua. Sì, ma non abbiamo mai traslato i quadri. Devo ricordarmene, magari lo faccio FK dopo aver registrato questo video. Ma in realtà non lo so perché devo anche registrare X3 se riesco, quindi... Ma perché c'è questa illuminazione stupida di sto blocco? Non hai luce sotto, porca la miseria! A meno che non prenda ancora la luce da qua. Forse prende ancora la luce da là. Strano, ma è probabile. Non vedo altre spiegazioni. Qua tra l'altro ci stiamo giocando il cacciavite. Ma il Sonic Screwdriver costa un pacco di più. Vabbè, a parte che forse adesso possiamo anche farlo perché abbiamo un po' di materiale ce l'abbiamo, ma mi sembra che sia abbastanza costoso. Sonic Screwdriver. Allora. Ma infatti chiede un mithril ingot, un diamante, una rebattery. Vabbè, le fibre e le rebattery non sono un problema. La rebattery è più che altro uno sbatti immenso, perché col fatto che chiede tutto quel legno è uno sbatti. E che non è staccabile. Però un diamante e un mithril ingot per fare un cacciavite, cioè tipo uno degli oggetti più costosi del gioco è un cacciavite. Ma sì, in realtà potremmo anche lanciarci. Forse delle fibre ce l'abbiamo già. Sì, ci mancherebbe solo di fare la rebattery. Quasi quasi lo farei anche. Piuttosto perché mi consuma meno energia a ricaricarlo. Facciamo che farlo allora, dai. Un po' di mithril c'è, quindi possiamo lanciarci. Prendiamo un diamante, poi abbiamo bisogno di 2 coppere e un tin, se non ricordo male, per la batteria e del legno, che dovremmo avere in abbondanza. Non so se gli serve solo quello o se gli va bene il gruppo. No, gli va bene il gruppo. Ok, quindi possiamo usare anche l'aspen che abbiamo qua in abbondanza. Non questo, però, questo. 3, 1, 2, 3. Ottimo. Ok, questi li buttiamo via, tra l'altro, qua. Questo jungle, vattene a pescasseroli. E vediamo un attimo qua di... Guardate, si è acciucciato via metà dell'affare per ricaricare quello. È a posto adesso, sì. Però se riusciamo a fare il Sonic Screwdriver sono più contento. Fammi anche l'accetta, visto che ne avremo bisogno un po'. Allora, Mithril... non ho preso le fiber. Le Faber Fiber.
Allora, così una rebattery, un diamantollo e un mitrollo, ok. Lo stesso scarico però, di base, devo metterlo a caricare, caricandolo. Ok. Mi ha riparato l'accetta, ottimo. Ottimo direi. Allora, questo qua lo rimettiamo nello zainetto. Allora, nel primo zainetto. Per tutto il resto l'abbiamo fatto poi l'MK3, non mi ricordo più. Prospector, sì, abbiamo fatto un sacco di roba qua. Anche la chainsaw. Ottimo, davvero. Dov'è? Qua, ok. Si è ricaricato molto più facilmente di quanto non abbia fatto riparare l'altro. Anche se costa davvero una cosa assurda. Aspetta un attimo, cosa che dice? Left click rotate face, right click rotate axis. Sì. Ok, funziona esattamente come l'altro. Solo che fa un rumore fastidioso questo. E non ho mai capito perché abbiamo deciso di mettere sto. Qui non ho mai sentito un cacciavite elettrico che fa questi rumori così. Cioè, ma. Vabbè. Ma no! Ho messo anche qui che non mi serviva. Sono quei due e mezzo, vero che andavano tolti, sì. Perché farei la stradina di due. Sì. Farei la stradina di due. Allora, facciamo che scavare intanto. Non darmi l'erba. Ok, se no ti ammazzo la bottiglia. E ti spacco una famiglia. Ti spaccio una famiglia. No, vabbè. Mannaggia il lag! Mannaggia il lag! Oh, ragazzi, oggi proprio non se ne può parlare. Cioè, boh. Oggi è il giorno maledetto dalle maledizioni. Ricordiamoci questo 28 settembre, il giorno maledetto dalle maledizioni. Ci sarà qualche strano faraone egiziano che ci ha lanciato il malocchio. E che fiorellini dammi? Ti ho detto di darmi i fiorellini. Sarà un po' gaio, ma i fiorellini. Dammi i fiorellini! Qua l'unica cosa è che c'è un solo blocco da qua al canneto. Non so se ingrandire, cioè se mettere una fila di dirt qua, oppure se lasciarlo con il legno che sfocia. Così così lo lascerei con il legno che sfocia, metterei dei legni interi e poi uno scalino in giù. Per fare tipo la discesa qua al giardinetto, perché qua ci siamo sempre. Bah, ok, non è che ci siamo lanciati perché è giusto un dislivello di uno, però può essere una buona cosa. Allora, qua però dovrei. Qua arriva che è grande solo uno. Quindi cosa facciamo? Una ramificazione qua, cioè a un certo punto si divide. Facciamo tipo così e poi da qua parte la stradina che fa tipo così. Ok, un po' troppo zigzag. Facciamo tipo. Dammi la dirt, però devo sistemare un attimo sta cosa. Tipo così. È già un po' meno zigzag. Così. A questo punto facciamo così. Ci sta, dai. Così, cosa. Vabbè. Ok, quindi l'aspen tree ai lati magari glielo metto io più tardi. Adesso vedo di metterla a cobblestone. Tra l'altro l'ho tagliato, ma. Cioè, ho rimesso la dirt, ma in realtà dovevo poi toglierlo perché devo metterci l'aspen wood. Tra l'altro, come. No, no. Può starci bene. Allora, andiamo. Così. Cosa? Qualcuno apre Europa Universalis.
È un sacco che non gioco Europa Universalis, effettivamente. E qualcosa mi dice che sto registrando anche da una vita e mezza Mindtest. Però era anche una vita che non facevo niente su Mindtest, quindi abbiate un po' di pazienza. Forse sarà contento il commentatore video, effettivamente, che ama i video lunghi più di mezz'ora. Io solitamente preferisco farne di una trentina di minuti perché così non precipita la percentuale di visualizzazione media, che altrimenti ho sempre abbastanza bassa. Metti sto razza di coso, ok, metti sto coso, ok. E dà già una parvenza, qua c'è troppo. Allora, non so se spammare degli altri fiorellini. Sì, facciamo che spammare altri fiorellini viola qua. Vabbè, spammare, ne ho due, però. Togli un po' di erba e metti un po' di fiorellini. Fai spreadare sti fiorellini perché tutta st'erba è davvero lo schifo disumano proprio. Cioè non c'è uno spazio libero dall'erba, ma ci rendiamo conto. Cioè è uno schifo che. Ah, un giorno prendo e do fuoco a tutto. Tanto adesso c'è anche l'accendino e tutto. Diamo fuoco a tutta l'erba qua. Voi sapete come cavolo lagga, mi implode il mondo, tipo. Il computer decide di andare a meretrici. Oh, ma questa c'era prima! Credo di averti tolta, porca pupazza! Via, 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 via! Ma quanta cavolo ce n'è di sterbaccia! Via. Oh, adesso guardiamo un attimo quanto abbiamo registrato, tipo 600.000 anni. 27 minuti, infatti. È un po' un'eternità anche perché devo fare mille milioni di altre cose, tipo svuotare quella cesta laggiù. E quindi mentre io continuo qua a lavorare, mi sa che concluderò il videozzo. Togliamo ancora solo questa. Togliamo ancora questa. Ok, via. No, anche questa via. Vattene. Vattene. Andiamo a prendere magari. Ah, qua non ho chiuso. Ah, perché qua avevo messo la terra. Oddio, mi sono dimenticato. Devo sistemare anche sta cosa. Però prima prendiamo dei fiorellini arancioni. Che qua sono spreadati per bene. E li metto dall'altro lato. Visto che l'arancione è il mio colore preferito anche. Arriveremo a mezz'ora praticamente con sto video. Abbiate pietà del povero Mazzetes. Sta venendo di nuovo la notte. Mannaggia, questo è un parto questo episodio di Mindtest. Oh, mettiamo dei fiori arancioni qua. Ok, vattene, pezzo brutto. Metto dei fiori. Ok, è un fiore arancione là. Va bene. Ok. Oh. Per questo episodio finalmente è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace, a lasciare un commento. No, un commento qua sotto non era un non mi piace questo. Lasciare un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, molto probabilmente sabato prossimo. Auguriamoci ogni bene. Ciao a tutti e buona giornata.